Terzo polo fatto come fusione a freddo è fallito. Proviamo a farlo unendo i contenuti, cioè quali sono le idee di società che mettono insieme un'area liberal democratica in Italia? E noi partiamo dai nostri due temi di competenza, fisco per quanto mi riguarda, giustizia per quanto riguarda Enrico, quindi l'idea di avere una giustizia semplice a portata di cittadino, così come un fisco semplice e leggero, sono tutti dei contenuti che metterebbero insieme Azione, Italia Viva e non solo. Ha toccato anche Arezzo il tour Insieme si può. Alla borsa merci di Arezzo, Luigi Marattin, deputato di Italia Viva, ed Enrico Costa, deputato di Azione, per parlare di fisco e giustizia. Beh, il fisco perché il fisco è l'essenza del contratto sociale. Gli stati moderni nascono in forza di un patto fiscale. Tu mi eleggi, io in cambio posso, con una brutta espressione, mettere le mani nelle tue tasche per finanziare le funzioni pubbliche. E la giustizia pure, se ci pensiamo, perché il potere dello Stato di privare un cittadino della propria libertà è un potere cruciale negli ordinamenti statuali e liberal democratici. E in Italia abbiamo avuto tradizionalmente problemi proprio col funzionamento del concetto di Stato. Quindi fisco e giustizia, che sono due estrinsecazioni chiare di cosa vuol dire organizzare un potere pubblico, di conseguenza sono andati in sofferenza, perché con la giustizia puoi utilizzare la giustizia per far fuori un avversario politico. È una scorciatoia molto comoda, e col fisco puoi utilizzare una pressione fiscale eccessiva per mantenere ad esempio una spesa pubblica clientelare improduttiva, e questo attesta il paese su un equilibrio inefficiente nel quale tutti sguazzano ma nel quale il paese non progredisce. Ecco perché da lì bisogna cambiare per portare innovazione e concorrenza in Italia.